Collect, worst off, conto, che sembra una cosa complicatissima, in realtà in due parole di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno strumento strutturato che ha come sottostante tre prodotti, Netflix, tre azioni, Netflix, Spotify e Tesla. Ok, la peculiarità di questo prodotto, che me l'ha subito fatto accendere nei miei monitor, è che ti paga un cedolone gigantesco incondizionato il 23 luglio del 21%. E quindi qui torniamo un po' al discorso dell'ottimizzazione fiscale, nel senso che, come sai, alcune banche contabilizzano questo come reddito diverso e quindi sostanzialmente lo puoi scontare con la minusvalenza. Quindi, pronti via, il 23,7 ti prendi questo 21%. Poi a seguire c'è una rilevazione periodica a seguire il 20,08, nella quale ci sono sostanzialmente due scenari. Se i tre sottostanti sono sopra le barriere ma sotto allo strike, ti prendi un rendimento dello 0,7 mensile, quindi mese su mese, se c'è questa condizione, ti prendi lo 0,7. Ma se, come sembrerebbe dall'andamento attuale di questi tre sottostanti, sono addirittura sopra lo strike, e adesso, se fai caso, sono di molto sopra lo strike sia Netflix sia Spotify che Tesla. Alla fine il prodotto ti viene richiamato e quindi te lo richiamano a sostanzialmente 100 più 0,7. E quindi qui, se si chiude un po' lo spread e c'è l'abilità magari di entrare su un leggero storno, magari a 100, la cosa che può succedere è che a luglio ti prendi il 21 di cedola. E poi a agosto, se le cose continuano ad andare così, te lo richiamano e sei a posto e non lo porti a lungo. Questa è un po' la logica. Quindi la logica di questo è sfruttare la cedola del 21% incondizionata e l'andamento molto violento all'insù dal momento dell'emissione. Qui, diciamo, sembra molto bello, cioè, in effetti è interessante. Qui il nodo rimane sempre Tesla, perché sai che quando dentro un prodotto c'è Tesla, può succedere un po' di tutto, no? Perché sappiamo la storia di Tesla e dei prezzi Tesla è un po' ballerina, però in linea di massima, è un prodotto interessante soprattutto per chi deve ottimizzare l'aspetto fiscale. Sì, diciamo che è un po' più strutturato rispetto a quelli che vediamo soliti, soprattutto perché ha tre titoli in paniere, quindi devi stare dietro, insomma, all'andamento di tutti e tre i titoli, Netflix, Spotify e Tesla. Però ci sta, insomma, basta starci dietro, l'unica cosa. Va bene, allora, siamo quasi in chiusura, però se hai qualcos'altro, io un minutino te lo lascio volentieri, perché, Volentieri, insomma, allora tre strategie. DE000, Prego. DE000HV4, Empoli, Bologna, Genova 4. Allora, questo è un po' più conservativo, però mi sta piacendo Enel perché se guardi l'andamento di Enel è abbastanza, come dire, ciclico, nel senso che è un titolo che si ferma, però quando si riattiva il trend che costruisce è abbastanza definito. E quindi, se fai caso, proprio negli ultimi 2 giorni il titolo ha avuto un'inversione della forza relativa assolutamente interessante. Che cosa vuol dire? Che con un mercato sostanzialmente laterale o piatto, Enel sta amplificando l'andamento del mercato in positivo. E quindi questi sono i classici momenti in cui si può prendere in portafoglio. Perché il problema di Enel è che quando lo prendi e lateralizza, soprattutto per chi fa una logica più da trader, è un disastro perché si lateralizza e non fa il movimento che auspichi. Qui non è un rendimento da capogiro, ma tutto sommato, insomma, porti il punto a casa perché lo devi tenere in portafoglio circa 7 mesi, e se il titolo non fa un disastro, che è una perdita del 32%, quindi un terzo del valore da qui a fine anno, ti porti a casa un rendimento del poco più del 4%. Il tema è che se perde il 30 e dispari per cento da qui a dicembre, boh, deve essere successo, cioè il FTSE MIB me lo immagino a meno 40, considerando abbiamo fatto già meno 25 da inizio anno, sarebbe un FTSE MIB a meno 65, che voglio dire, sarebbe proprio,
vuol dire che è successo veramente qualcosa di molto, no, molto grave. No, non annunciamolo, che l'ultima volta che abbiamo detto una cosa del genere è arrivato il crollo dei mercati, quindi stiamocene zitti che è meglio. Lasciamo così. Diciamo, no, no, ma deve succedere qualcosa ed è successo, quindi stiamo zitti. È successo, è vero, insomma, in ogni poi caso, te che sei napoletano, quindi mi raccomando. Sì, ho tutti i miei kit anti-scaramanzia. Però 4,33 tocchiamo tutto, sì. Lasciamola così, 4,33 la barriera, se Enel prende 4,33 il prodotto non paga, se da qui a 7 mesi non va mai sotto 4,33 ti prendi un rendimento superiore al 4%, non aggiungo null'altro. Bravo, grazie mille. Allora, no, Pietro, eventi, cose del genere, il tuo investing l'hai spostato, non mi ricordo quando. Guarda, Enrico, l'appuntamento è per Roma 25 settembre. Io sono fiducioso, nel senso che ci saranno, ho letto che ci saranno le elezioni, ci sarà il Festival di Venezia, sembra che si riapra tutto, adesso se la gente va al cinema, al teatro, in palestra, non vedo perché non debba tornare agli eventi, quindi sono molto fiducioso per il 25 settembre. Bene, dai, ci sentiremo comunque nel corso delle prossime settimane, così ci facciamo un aggiornamento man mano. Grazie mille Pietro Di Lavenza, alla prossima, ciao Pietro! Weekend.